Non amo lavorare troppo, né correre per i corridoi di uno stadio, né forse capisco di sport quanto l'incarico richiederebbe, ma so inventare storie bellissime. Così ebbe modo di scrivere l'argentino Osvaldo Soriano. E cinque storie bellissime di atleti piemontesi sono state raccontate all'Arena Piemonte del Salone del Libro di Torino lunedì 16 maggio nell'evento organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte intitolato Sport in Piemonte, generazioni a confronto. Sul palco, con la regia dell'inviato di Rai Sport Federico Calcagno, insieme al presidente dell'Assemblea regionale, c'erano il marciatore Federico Tonto Donati, il canottiere Alberto Di Seyssel, la nuotatrice Aurora Petronio e i due atleti paralimpici Nicolò Orsini e Isabella Timpu, tutti piemontesi o legati in qualche modo al Piemonte. La marcia è uno degli sport più nobili dell'atletica e dell'intero movimento sportivo, ma cosa prova un marciatore durante la competizione quando è solo con le proprie forze, i propri pensieri e sta andando al traguardo di un avvenimento importante? Rimane concentrato sull'obiettivo, in modo tale da cercare di centrarlo nel miglior modo possibile. E ricorda quello che ha fatto per essere lì ed è quella poi la forza nel momento della difficoltà. Lo sport è farsi bene, nel senso che al di là di quello che è la pratica sportiva, di quello che è l'esercizio, è un lavorare su se stessi, quindi al di là dell'obiettivo è il cercare di raggiungerlo, il farsi bene, il cercare di migliorarsi, il non trovare scuse per non fare le cose. E quindi fare sport ti aiuta poi a star bene, perché tu scopri che non hai delle difficoltà limitanti. Un'ultima domanda: una volta lo sport era romanticismo, oggi purtroppo è anche quello che non dovrebbe essere, con dei cattivi esempi in tutte le discipline, uno su tutti il doping. Se uno rimane concentrato su quello che dicevamo prima, su se stessi e non su quello che può essere un eventuale ricavo, perché poi fondamentalmente quello, il doping è una cosa che rimane parallela, non ti incrocia. Nel momento in cui cadi nel voler cercare una cosa altra, allora lo puoi incontrare. E il cattivo esempio a quel punto diventa lo specchio. Tu non vuoi essere così, allora lui rimane là e tu sei qua. Parliamo di sport e parliamo anche di sport paralimpico per una parità di diritti e di aspirazioni. Certamente sì, direi che oramai la cosa è assodata, per fortuna da quando, soprattutto a Torino, da quando si sono svolte le Olimpiadi e le Paralimpiadi, si considerano sempre i due lati dello sport. Lo sport paralimpico è bellissimo, è importante, importanti gli eventi che si fanno, importante quello che anche tante società e tante federazioni per i normodotati fanno per il settore paralimpico. Certamente una volta era più difficile, non c'era anche la attrezzatura adattata al livello che è adesso. Gli atleti del giorno d'oggi si preparano come dei veri atleti, d'altronde sono dei veri atleti, qualcuno dice anche di più, io dico che sono degli atleti come gli altri, e quindi la cosa si sta diventando uguale. Le Paralimpiadi stesse sono un evento meraviglioso che non ha nulla da invidiare ai giochi olimpici. Cosa ci hanno lasciato le Olimpiadi di Torino 2006? Chiediamo anche cosa ci hanno lasciato le Paralimpiadi invernali del 2006. Ma io direi che ci hanno lasciato soprattutto un segno culturale e culturale sportivo, per cui adesso non ci si stupisce più se vediamo degli atleti ciechi, degli atleti senza una gamba, degli atleti in carrozzina. Sappiamo che sono atleti, sappiamo che sanno darci delle emozioni straordinarie e sanno dare delle soddisfazioni straordinarie, io ve lo posso assicurare, perché sono più di 20 anni che lavoro in questo mondo dopo aver lavorato anche nello sport per persone normodotate. Grandissime soddisfazioni.